Monarchia o Repubblica? È la domanda posta agli italiani con il referendum del 2 giugno 1946. Il 54,3% degli elettori, per la prima volta sono ammessi al voto anche le donne, sceglie la Repubblica con un margine di appena 2 milioni di voti, decretando la fine della monarchia. Questa è sicuramente una delle pagine più importanti della storia italiana che il Centro Studi e Ricerche Radici di Montesano sulla Marcellana ha scelto di rendere protagonista nel suo tradizionale calendario. Sfogliandolo vengono fuori dati a molti ancora sconosciuti. La provincia di Salerno, con il 75% delle preferenze, si espresse a favore della monarchia. Un dato che a distanza di 70 anni può sembrare davvero sorprendente, ma, spiegano dal Centro Studi, va sempre inserito in un contesto nel quale restava ancora molto forte il legame delle popolazioni meridionali con la monarchia borbonica. Come sempre, nelle 12 pagine del calendario si è privilegiato il racconto orale delle persone che di quegli avvenimenti furono protagonisti o che ne hanno sentito parlare da parenti o da conoscenti che li vissero in prima persona. Sotto i riflettori non solo il referendum istituzionale per la scelta tra monarchia e repubblica, ma anche il suffragio universale ed il voto alle donne e l'assemblea costituente. Ovviamente il punto di partenza è il contesto nazionale, ma poi vengono approfonditi gli avvenimenti di quel periodo legati al Vallo di Diano ed in particolare a Montesano sulla Marcellana. Così viene fuori che in tutti i comuni valdianesi i cittadini si espressero a favore della monarchia, con due uniche eccezioni, Sanza e Monte San Giacomo, che scelsero la Repubblica. Per Sanza andare contro tendenza non è una novità, anche al recente referendum costituzionale nel Vallo di Diano è risultato l'unico comune ad esprimersi a favore del sì. Nel calendario 2017 di Radici ci sono anche pagine dedicate all'allestimento dei seggi elettorali, alle elezioni amministrative e ad un racconto popolare che vede come protagonista addirittura Vittorio Emanuele II a Magorno. Sarà distribuito gratuitamente alle scuole e alle famiglie di Montesano, alle istituzioni locali e provinciali, alle associazioni del Vallo di Diano e a tutti coloro che ne faranno richiesta.